Buona giornata e ben ritrovati per le amministrative in Puglia. Si va da un ballottaggio certo ad un esito incerto. A Bari, tra 2 settimane, ballottaggio per il successore di De Caro tra il candidato del centro-sinistra Leccese e il esponente della Lega Romito. Più incerta invece la situazione a Lecce, dove per colpa di 4 sezioni che sono ancora aperte non si è riusciti a dare ancora un verdetto definitivo per le amministrative. La candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone in lotta con l'ex sindaco Salvemini. Due le ipotesi, verdetto al primo turno oppure ballottaggio tra 2 settimane. L'organizzazione terroristica Hamas ha accettato il piano di pace votato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite da parte degli Stati Uniti con il solo voto contrario della Russia, ad affermarlo un alto funzionario di Hamas, aggiungendo che spetta a Washington garantire che Israele la rispetti. L'America sta affrontando una vera e propria prova per portare a termine i suoi impegni. Tra l'altro, il presidente degli Stati Uniti Biden, proprio in queste ore, ha chiesto ad Hamas di accettare l'accordo e soprattutto di volere la tregua chiesta da Israele. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica leggera in svolgimento a Roma. Nel peso donne, vittoria e medaglia d'oro per l'azzurra Sara Fantini con un lancio di 74 metri e 18. Un po' di amarezza invece per Filippo Tortu nella finale dei 200 metri uomini. A pochi metri era in testa e si è fatto sorpassare da uno svizzero. Occasione per lui di riscatto. La staffetta maschile. Per ora ci fermiamo qui, ci ritroviamo e ci rivediamo alle 18 con oggi. A più tardi.